come sapere quasi. Non termina mai il romanzo criminale della capitale. I carabinieri hanno arrestato 38 persone appartenenti alla banda di Salvatore Nicitra, ex boss della Magliana, già in carcere perché fermato nel giugno 2018. Nello stesso tempo la Benemerita ha sequestrato beni per circa 15 milioni di euro. Secondo le indagini, Nicitra ha negli anni monopolizzato l'area a nord di Roma, controllando in maniera assoluta il settore della distribuzione e gestione del gioco d'azzardo elettronico, slot machine, videolotteri, giochi e scommesse online, letteralmente imposte alle attività commerciali di Roma e provincia. Le indagini hanno fatto luce anche su 5 casi freddi, quasi tutti omicidi, voluti da Nicitra, secondo la procura, verificatisi nel quartiere romano di Primavalle alla fine degli anni Ottanta, a eccezione di uno avvenuto all'interno dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. Salvatore Nicitra, siciliano di origine, da Palma di Montechiaro, viene considerato il quinto re di Roma della malavita organizzata, quello di Roma Nord, ma anche il boss saggio della capitale, in grado di mantenere gli equilibri e di garantire il rispetto degli accordi.